aspettando il gol. Insomma, insomma, eccoci pronti a dare il buongiorno in questo lunedì 25 novembre a Mario Adinolfi. Buongiorno Mario. Eccolo. Buongiorno Mario. Bella salutate Mario. Salutate la capoclassifica. Ah, oh, la capoclassifica, solo lui lo dice comunque. Salutate. Sì, è vero, capoclassifica non si sentiva dai tempi di Adinolfi. Ma che è la capoclassifica? La capolista, la capolista di Davide Ottavio. La capolista gioca stasera. Noi giusto la capoclassifica momentanea possiamo salutare. Dai, dai, facciamo così. Vabbè, comunque una buona Juve, a Livorno. La buona Juve sembra eufemistico, insomma. Una Juve straordinaria, impressionante. Dai. Straordinaria. La Juve 5 vittorie consecutive senza prendere un gol. Cioè, la cosa che proprio veramente. Una cosa che non ha fatta nessuno quest'anno, bello, poi, soprattutto. Differente. Ma voi per sbagliate, la differenza è quello, capito? Come finisce, no? Come inizia. È sempre la stessa questione, non è il problema della caduta, è l'atterraggio che conta. Noi stiamo parlando della Juve di Livorno, mi stai parlando di una Juve straordinaria e quando, insomma, ti devi mettere d'accordo con te stesso, se per descrivere le imprese della Roma, d'accordo che si squaglierà secondo le tue previsioni, ma fammi la cronaca, quando l'ha fatto la Roma... Io ho fatto un tweet non ironico di complimenti ai giallorossi, ma quando è finita la corsa, quando avete pareggiato con Torino. Questa grandissima impresa, bravi, resterà nella storia. E se vedete la storia, quelli che hanno vinto 10 partite all'inizio hanno vinto. Però vogliamo parlare della Juventus a Livorno. E tu hai detto Juve straordinaria perché non ha preso gol. Però perché? Cioè, nel senso, poi quando racconti le imprese di altre squadre che fanno la stessa cosa, non sono straordinarie. È stata una grande impresa, lo ripeto, è stata un'impresa straordinaria. Resterà negli annali, ce lo ricorderemo tutti. E vabbè, ci ricorderemo una squadra che ha vinto 10 partita all'inizio e non riesce a vincere lo scudetto. Ma a parte le partite all'inizio, nel senso anche il fatto di una grande impresa, assolutamente riconosciuta. La Juve straordinaria. No, allora ripartiamo dalla Juve. Anzi, un'altra cosa, la Roma ha fatto una grandissima impresa e ha un tabellino con appena 3 reti subite che è meraviglioso, insomma, voglio dire. Vai, allora Juventus, dai. Un campionato è veramente una grande cosa. Peccato che finirà diversamente. Comunque, Juventus straordinaria perché a Torino? Per il tanto, nonostante il turnover, insomma, riesce a giocare un buon calcio. Straordinaria perché con 9 milioni di euro ha fatto la coppia d'attacco più bella del mondo. Cioè, Tevez Llorente è proprio bello da vedere, insomma. Cioè, è una cosa... 9 milioni di euro. Non ci posso pensare a quello. Quanto sono stati bravi a Corso Galileo Ferrari. Veramente bravi. Un applauso a una grande società. No, gente che litiga, i cinesi, Unicredit, non i credit, pallotta, non pallotta. 9 milioni e ti prendi Tevez e Llorente e vedi quello che stanno fare. Impressionante, veramente dal punto di vista societario un colpo clamoroso. Gratis Llorente, ma che davvero, gratis. Noi abbiamo preso Llorente gratis. Beh, l'hai marcato stretto 3 anni, c'è cioè da dire. Eh beh, insomma, da grande quindi... società. Sì, sì, no, infatti dico, è un giusto riconoscimento dello sforzo fatto dalla Juventus. Sono 3 anni che si tira. Un anno di panchina l'anno scorso, un anno fuori rosa per venire alla Juve. No, veramente, complimenti alla società. Pure a lui. Bravi. Pure a lui che l'ha voluta fortemente, perché poteva comportarsi. Ma parliamo della partita di Livorno. La Juve è straordinaria perché, però? No, parliamo della partita, ok, questa storia perché dei 9 milioni. Era faticosa giocare una partita con una squadra che si mette in 11 dietro la linea del pallone, schiude tutti gli spazi, proprio scassa il catenaccio assoluto. Insomma, la più clamorosa delle difese italiane, cioè proprio veramente. Brutta, possiamo dirlo, insomma, però quando c'hai 11 giocatori dietro la linea del pallone è complicato. Oggettivamente non è semplice riuscire a bucare una difesa fatta in questa maniera, cioè totalmente rinunciataria. Sì, poi il campo di Livorno è stretto, è strano, è sempre campaccio. Riuscire ad aprirla con 2 mosse veramente tattiche, non so se hai visto l'incursione di Marchisio in tutte e 2 i gol. Sì, come no. Che riesce ad aprire veramente... bravi, perché non era facile per niente, insomma. La squadra Amaranto ha totalmente rinunciato a giocare, ha detto solo mi metto in 11 nella metà campo e difendo, non è facile. No, prima o poi lo prendi. E oltretutto poi. Tu devi dare anche atto a Juve che c'ha la testa alla Champions, quindi insomma poteva arrivare un po' scarica, c'erano state le partite... delle nazionali, Llorente era arrivato dal Sudafrica, un viaggio lungo, no, c'erano tutte le condizioni per non fare così bene, ecco, insomma. Quindi quando ho visto invece la lucidità, la tenacia, possesso palla al 70%, cioè una cosa proprio
la squadra che non voleva farla, diciamo così, in maniera blanda sta partita, insomma, eh? Cioè ci ha proprio messo il massimo della tigna, ecco, insomma. E mi è piaciuta questa umiltà, ha detto bene, mi pare Conte, da provinciale direi, insomma, perché abbiamo giocato con uno spirito veramente da piccola squadra, ecco, di corsa su tutti i palloni, insomma, non vedi spesso 11 campioni giocare come gioca la Sampdoria di Mihajlovic il primo giorno che arriva, insomma, ecco, mi è molto piaciuta anche l'attitudine mentale. Complimenti, no, a Conte. Io, per quanto riguarda poi la gestione evidente del campionato italiano, sì. Ho visto, vabbè, ieri un po' di televisione, ho visto un Vocalelli che spesso avevamo visto, insomma, insultare i colori bianconeri, insultare no, però comunque avere un certo tipo di comportamento, dovendone scrivere sul Corriere dello Sport, per esempio, su come erano gestite, mentre ieri, insomma, vedendo una moviola diretta da Longhi, insomma, un pochino... Si vedono delle cose strane, si sentono delle cose strane. Continuo, per esempio, io dal mio piccolo punto da Piagnone. No, da Piagnone. Chiellini continua. Credo Chiellini sia al secondo cartellino giallo. No, aspetta, questa è cronaca. Io racconto solo i fatti, poi tu ovviamente prendi la tua opinione, tra cui l'insulto, il Piagnone. Però la gestione dei cartellini, chi conosce il calcio sa quanto può. Vabbè, io dico, infatti, ieri c'era un'ammonizione comunque a Chiellini che sarebbe andato in diffida, credo, perché dovrebbero essere due. Ma non parliamo del risultato, parliamo comunque dei giocatori che restano in campo. Io credo sia assurdo che Chiellini sia al secondo cartellino giallo ancora, ieri non è stato ammonito per l'ennesima volta, mentre ricordiamo che la Roma, per esempio, stasera, chi conosce il calcio sa come si possono guidare le partite barra i campionati. Vabbè, poi insomma, chi è della Roma e della Juve lo sa benissimo, anche Mario, che molto spesso dice che contano alla fine i tabellini, lo sa che insomma è importante vincere comunque lo si faccia, e quindi va anche raccontato però come sono le metodologie, per quanto poi a Mario stiano anche bene, lo sappiamo, e ci sta. Ripetiamo, Benassia e Castan comunque hanno raggiunto il limite di 4 cartellini entrambi, la Roma giocherà con i 3 centrocampisti, tutti e 3 diffidati questa sera, la stessa cosa Florenzi, Chiellini, che ieri anche non è stato ammonito ed era evidente il giallo. Vi pare possibile che Chiellini sia a 2 cartellini gialli alla 13ª giornata? Ditemi voi. Questo penso che la dica tutta abbastanza. Comunque, poi, a parte questa cosa da Piagnone, il Milan, Mario... Avete già perso sto scudo. Vedete cosa con questo atteggiamento? È chiaro. Ma non è l'atteggiamento, ma pare chiaro dove lo guidano. Mario, non basta. Serve comunque un certo tipo di... Chi è questa entità che sta lì e che guida... contro Unicredit a favore, no, perché? Che c'entra Unicredit? Lascia stare la banca, se no comincia a parlare Daniele di quel tossicomane della Poelca. Ma che vuol dire la banca, Mario? Non è che smettila, non è che c'è il Partito Comunista contro Mario. Ti dico che c'erano dei cartellini gialli per Chiellini. Io non lo so, non so che Dio ti sto dicendo, solamente Dio ti faccio cronaca. Poi ognuno può dire, è cronaca, la cronaca è. Poi ho detto, ognuno la pensi. Mi raccomando, non ammonite Chiellini, eh. Ognuno la pensi come ognuno la pensi come vuole. Io ti dico che Chiellini ha 2 cartellini gialli. Ieri andava, dov'è la cupola? Dove si siedono questi? Oh, ma non c'è Benatia, se non ammonite Benatia, domani vi taglio la mano. No, ti sto dicendo, Mario, io ti dico che Chiellini è a 2 cartellini. I difensori della Roma hanno già scontato. Ho capito, ecco, dove è presa la decisione? Dove è presa questa decisione? Quale tavolo? Non posso, non voglio. Ma Mario, ma non voglio mica farmi. Non voglio mica dare delle prove, non ho prove. Più o meno, dove si riuniscono? Al Caciottaro, mi sembra che l'abbiamo visto come funzionano le cose. Le schede svizzere della triade bianconera, dove l'abbiamo. Non lo sapevamo, l'abbiamo saputo dopo. Mario, facevate gli juventini, facevano la stessa cosa quando uno diceva a Reggio quando a Roma Juventus 1-2 era Calbuto, fischiò il fallo. La gente diceva siete matti, Mario. Mario, adesso siamo nel presente, Mario, dobbiamo e adesso ma non lo sapevamo prima, come non lo possiamo dire adesso. Ma non si può dire adesso, perché voi facevate avevate lo stesso tipo di reazione. Quindi, in futuro, se qualcuno avrà voglia, diciamo, poi di mettere le mani su, secondo te il campionato è pulito? Secondo me c'è qualcosa che va ancora adesso, se te lo posso dire. Però non ho i nomi nelle prove. Non hai nomi.
No, cioè posso dirti però, che ho visto il passato. C'è una riunione per ammonire per Benatia stasera. No, io ho visto che il passato del campionato italiano è quello che è, cioè con un orientamento politico, cioè la, se vedi com'è la distribuzione degli... Vi siete già preparati? No, ma devi vedere, ma della Roma, guarda, ti dico, ma no, ma assolutamente, stasera bisogna vincere, la Roma ce la proverà, ci proverà in tutti i modi e secondo me ce la farà pure. Contro il sistema, la gioventù si scaglia. No, ma non è da lottare contro il sistema, ma perché? Ma non interessa a nessuno, io ti dico solamente com'è la... contro gli 11 del Cagliari, è contro il sistema che oggi vi vuole, perfetto, giusto? Ma non è la Roma il problema, no, non è questa l'analisi, questa è la tua d'analisi, io ti dico solamente come stanno i fatti, perché mi piace comunque, fino a che è possibile fare cronaca, e ti dico che quantomeno... l'opinione sulla mia analisi è che quantomeno è strano che Chiellini abbia due cartellini gialli e entrambi i difensori della Roma abbiano già scontato invece un turno di squalifica per essere arrivati a 4 ammonizioni ciascuno, che tutti e tre i centrocampisti siano in diffida e che Florenzi lo stesso, visto come gioca la Juventus che fa dell'agonismo, come dici tu, dello spirito da provinciale che è ammirevole, una propria caratteristica, c'è una gestione dei cartellini che ti dico, a me fa pensare, ma questa è solamente una cosa che insomma, io la dico perché il dato di fatto è questo. E poi tu dici quello che vuoi, non è che ti devo mettere in bocca io le parole. Per quanto riguarda chi non è, non lo so. Non lo so come ha funzionato. Cioè, non posso dirti che non ho le prove che siano in malafede, come non ho le prove che siano in buona fede, perché insomma. E poi mi piace guardare i grandi numeri, secondo me nei grandi numeri l'albo d'oro del campione italiano è chiaramente falsato, ma non a favore della Roma, La Roma può essere anche che non ne meritava nessuno dei tre, se vuoi dire quello che vuoi, che... però la Juventus 30 scudetti sui 100 e passa, che è una cosa, è allucinante, cioè non... mai nella vita. Mi piace, ci assegni già questo. Mai nella vita. Sì, 30 sul canto, 31 sul campo. Giusto, ok. 32 sul campo. 32. 45. No, 31 sono sul campo. Comunque sono le 9. Sono le 9. E quindi... siamo arrivati. Vabbè, dobbiamo salutare. Mi raccomando, dai. Fate tutto bene, continuate così. Dai. Buona giornata, ciao. Maria Dinolfi. A domani con Citofonare. Intanto noi ci fermiamo per il break. A tra poco. Aspettando il gol.